al Salone di Francoforte Porsche preme ufficialmente il pulsante per l'inizio di una nuova era, quella della mobilità elettrica. Viene svelata al pubblico infatti la Taycan, nuova vettura 100% elettrica di Porsche. Per quest'auto tra l'altro è stato inaugurato il nuovo stabilimento di Zuffenhausen. Sveleranno fra poco la versione più performante, la Turbo S, quella da 761 cavalli complessivi con un'accelerazione da 0 a 100 in 2 secondi e 8, che è già diventata la vettura elettrica più veloce al mondo con il giro di pista al Nürburgring in 7 minuti e 43 secondi. Una grande rivoluzione, entriamo in una nuova era, è la prima vettura Porsche completamente elettrica e l'obiettivo era comunque riuscire a fare una vera Porsche e credo ci siamo riusciti, perché già solo dall'aspetto si vede una linea che è proprio nel nostro DNA, una linea moderna, una linea estremamente efficiente da un punto di vista aerodinamico, perché questa vettura si posiziona su livelli di eccellenza in diverse aree, l'aerodinamica per esempio è una di quelle. Poi le prestazioni ovviamente dovevano essere al top, abbiamo questa vettura che riesce ad accelerare da 0 a 100 in soli 2,8 secondi, ha più di 1000 Nm di coppia, quindi è un'accelerazione veramente bruciante, e ha tutti i sistemi di dinamica del veicolo che abbiamo sviluppato per le 911, per cui per gli appassionati è veramente una vettura che avrà le stesse caratteristiche di guida emozionale di tutte le Porsche. Ovviamente è una vettura ecosostenibile perché ha emissioni zero e anche una capacità di avere autonomia sufficiente, perché parliamo di più di 400 km, quindi dà quella capacità di poter affrontare un viaggio in tutta tranquillità. Si tratta di una vettura che pone al centro la sostenibilità sia da un punto di vista ad esempio dei materiali, abbiamo per la prima volta dei materiali all'interno della vettura che sono ecosostenibili, perché sono ottenuti attraverso il riciclo di fibre plastiche, e anche lo stesso metodo di produzione ha puntato molto sulla sostenibilità, tant'è vero che il nuovo stabilimento che è stato creato ad hoc per questa vettura ha un impatto zero da un punto di vista delle emissioni di CO2.